Qui, dicevo, capitano momenti di sofferenza, no? Per esempio, durante il Covid c'è stata questa marea di informazioni contrastanti che ci hanno investito, la televisione che bombardava, noi tutti che non eravamo preparati a una cosa del genere, per quanto sapevamo, sappiamo benissimo che Matrix cerca di imprigionarci sempre di più, ma non eravamo pronti che per una polmonite ci avessero messo, fossero riusciti a mettere in scacco 7 miliardi di persone. C'è qualcuno che se lo aspettava? C'è qualcuno che era pronto? C'era qualcuno che era preparato? Io, nonostante nel secondo libro avessi scritto questa cosa, che prima o poi sarebbe arrivato un virus che ci avrebbe tenuto lontani, quando questa cosa è arrivata, non ero sicuramente preparato, non sono andato in depressione, non ho sofferto chissà quanto per l'evento in sé, però ho sofferto per la mia prigionia. Allora, ho visto che tante persone, diverse persone, soprattutto persone che conoscevo anche personalmente, non frequentandole, però leggevo Facebook, no? In quei giorni lì, nei giorni di prigionia o subito dopo, si usavano molto i social, no? Non neghiamo, era il nostro unico modo per comunicare. E leggevo questi pensieri, questi post che scrivevano queste persone o che condividevano, post di altre persone. E mi sono reso conto di come tutti questi post fossero privi del mondo spirituale. Cioè, era come se gli occhi di queste persone si fossero completamente chiusi al mondo spirituale. Il mondo spirituale là, e loro guardavano completamente dall'altra parte, guardavano solo e semplicemente, erano dei post, delle cose, delle affermazioni che razionalmente potevano anche, io non le condividevo, però potevano anche stare in piedi a livello razionale. Anzi, stavano in piedi a livello razionale, però si erano completamente dimenticati del mondo dell'anima. Il mondo dell'anima, il mondo delle emozioni superiori non esisteva più. Non c'era. Dentro queste parole, queste persone non c'era. Perché? Probabilmente perché la sofferenza per queste persone, il senso di impotenza di queste persone, il senso di la necessità di appartenere a un gruppo di queste persone davanti a un qualcosa di così sconvolgente, qualcosa che ha rovinato le vite di tantissimi individui, allora il dolore, la sofferenza, l'impotenza, il senso di impotenza era così grande che hanno come tagliato il loro rapporto con il mondo, come si può dire, con la propria parte emotiva, perché si sono rinchiusi in dei pensieri in cui non ci poteva essere sofferenza, perché la sofferenza sarebbe stata così grande da vedere, cioè la loro sofferenza era così grande che vedendola, affrontandola, non sarebbero stati pronti. Allora è stato molto più comodo addormentarsi, è stato molto più comodo iniziare a farloccare, è stato molto più comodo affidarsi a pensieri appartenenti a Matrix, copie, l'insegnamento a copie dell'insegnamento spirituale, tutte incentrate sulla freddezza della razionalità più pura, della razionalità più fredda. E quindi loro hanno iniziato a vivere in questo mondo dove le emozioni superiori non potevano più entrare, perché altrimenti si sarebbero dovuti guardare dentro e ciò che gli è successo, magari chissà come hanno sofferto in quei 2 mesi di prigionia, non lo possiamo sapere. A me è andata bene, io non è che ho sofferto chissà quanto, stavo con i miei genitori, avevo il mio cane, avevo il mio bosco, avevo il mio giardino. Sì, mi sono girate le balle perché io in quel momento dovevo partire per la Thailandia, quindi ho dovuto rimandare il viaggio di poi 8-9 mesi, ma tutto sommato io non mi posso lamentare. Non avevo problemi da alcun tipo di da alcun punto di vista, però altre persone posso immaginare che l'abbiano sofferta tantissimo questa cosa e si siano rinchiusi dentro il mondo del farloccamento, abbiano mollato l'insegnamento spirituale vero e proprio perché nel guardarsi dentro avrebbero visto una sofferenza totale e quindi è più comodo entrare nel farloccamento. Quindi per fare un riassunto, cos'è il farloccamento? Cosa è e cosa non è il farloccamento? Il farloccamento è iniziare a abbracciare un insegnamento svilito, abbracciare l'insegnamento di Matrix, non fare del nostro meglio per poter guardare il mondo spirituale, è il farloccare, è seguire un insegnamento che è privo del mondo spirituale, che è privo del vero mondo spirituale. C'è un mondo spirituale, ma quello falso è quello presentato da Matrix, è una copia di Matrix, quindi non ci è permesso poter proseguire sul nostro percorso evolutivo in maniera consapevole, perché il percorso evolutivo va sempre avanti, come vi ho detto prima. Però noi abbiamo la nostra differenza con i dormienti, che tutti e due veniamo spinti avanti. Però
Però noi abbiamo un senso di consapevolezza e possiamo iniziare a affrontare la vita di tutti i giorni con un approccio diverso. Allora, poi Silvana mi chiede: cosa mi permette di non cadere continuamente nell'inganno? Come ti ho detto, Silvana, questo vale per tutti, anche per me. Non è facile. Non è facile non cadere nell'inganno. Per accorgersi se siamo nel mondo del farloccamento, mettiamola così, se stiamo farloccando, dovremmo osservare continuamente il più possibile i nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre emozioni. Questo è quello che dovremmo fare. Però non è neanche facile fare questo, perché non bisogna guardarne tanto la quantità, ma bisogna guardare la qualità. E la qualità dà dei punti di riferimento molto più concreti e molto più reali, anzi è il mondo reale, il mondo della qualità. Dei punti quantitativi, però noi non siamo ancora abituati ad avere a che fare col mondo della qualità. Non riusciamo a maneggiare, a interagire col mondo della qualità a livello consapevole, attenzione, quanto con il mondo della quantità. Quindi, noi, io e Max facciamo la scala del risveglio, vi parliamo della scala del risveglio. Cosa facciamo? Diamo dei punti di riferimento quantitativi in modo tale che voi vi possiate orientare. Poi capire dentro di sé. Effettivamente, noi vediamo tantissimi punti di riferimento, però dopo capire dentro di sé a che punto realmente siamo, qual è il nostro stato qualitativo, siamo veramente di 4.5, siamo veramente di 4.6, che non è molto importante, ma semplicemente per farvi capire il concetto, siamo veramente questo. È difficile riuscire a guardarsi dentro e percepire la qualità del proprio essere, non è per niente facile, per questo che siamo in gruppo. Cerchiamo delle guide, abbiamo bisogno delle guide di qualcuno che stia, tra virgolette, che sia un po' come il fratello maggiore, il cugino più grande che ha già fatto certe esperienze, che possa darci una mano con affetto, ovviamente, con un senso di competizione meno marcato possibile, possa iniziare a darci dei chiarimenti, possa iniziare a dire: guarda, hai bisogno di fare questo piuttosto che hai bisogno di fare quell'altro, ma non da un punto di vista di lavoro psicologico, a meno che voi non siate dei terapeuti. Da un punto di vista di lavoro su di sé, si può andare a rinfrescare la memoria a questa persona con un concetto spirituale, no? Un concetto dell'insegnamento. Questo, con la forza dell'insegnamento, può dare una mano alla persona che riceve questo suggerimento, riceve questa spiegazione con gioia, fatta con amicizia, può ricevere un impulso a continuare ad andare avanti, può uscire dalla palude in cui si è infilato, può riuscire ad accogliere il fuoco dell'insegnamento. E allora percepire in maniera inconscia la qualità di quello che sta succedendo, la qualità di quel suo pensiero, vedere che, ah, ok, questo pensiero è un pensiero di qualità bassa, questo pensiero è un pensiero di qualità molto più alta. Quindi se seguo questo pensiero mi può stare bene, quando si ripresenterà questo altro tipo di pensiero, cosa succede? È meglio che lo mollo. Quando mi accorgo che lo sto seguendo, lo mollo lì. Devo riuscirci, devo farcela, perché questo è il mio lavoro, questo è il mio compito, semplicemente osservare e mollare quello che non mi serve, mollare i pensieri farlocchi, ok? Quindi l'inganno si cadrà nell'inganno, col lavoro, continuando a fare il lavoro, si svilupperà una capacità di guardarsi dentro in maniera sempre più approfondita, di osservarci in maniera sempre molto più stabile, molto più forte, e allora lì potremo iniziare il nostro punto di osservazione diventerà un testimone, e allora col testimone, allora lì possiamo iniziare a percepire qualcosa del mondo spirituale, perché il punto di osservazione è qualcosa che fa capo alla personalità. Il testimone sono come un escamotage dell'anima per poter osservare il mondo della vita di tutti i giorni, quindi riuscire a osservare contemporaneamente il mondo della personalità e il mondo animico, e il mondo spirituale. Quindi, quando il testimone inizia a formarsi, il testimone possiede anche la forza delle emozioni superiori. Quindi, grazie alla forza delle emozioni superiori, grazie all'intelligenza cardiaca, l'intelligenza delle emozioni superiori, allora possiamo iniziare a orientarci un po' meglio. Questo, ecco, prendetelo come un trucco. Quando siete in uno stato di confusione, pensate a qualcosa che è uno stato di confusione, uno stato di difficoltà. Pensate a qualcuno che amate, pensate a qualcuno a cui volete bene, pensate a qualcuno, a un episodio in cui avete avuto un grande slancio di amicizia, di amore, di affetto, di generosità. Cercate di riavvivare, rivivificare, non so come si possa dire, questo tipo di emozione che avete provato. Cercate di riportarla a galla e mettetela lì tra voi e quello che state osservando.
Cercate di riviverla, cercate di sentirla. E lì sentite la qualità di come stavate in quel momento lì e come vi sentite stupidi adesso che non siete in quel mondo delle emozioni superiori. Se vi sentite stupidi vuol dire, se c'è qualcosa che non va, vuol dire che siete nel mondo del farlocamento. Vuol dire che state farloccando, vuol dire che state giudicando qualcuno e non osservando, non dando un proprio parere, ma state giudicando perché c'è qualcosa di inferiore dentro le vostre parole. C'è un fastidio che deve essere. Un fastidio che deve essere levato, una crepa nel guscio che deve essere chiusa e quindi noi giudichiamo. Però tappezziamo la crepa nel guscio col giudizio e quindi entriamo in una spirale discendente. Allora portate fuori un momento di emotività, portate fuori un momento, che ne so, io ieri ero a casa dei miei genitori e stavo giocando col cane, questa cosa mi ha dato una serenità tremenda. L'ho abbracciata, era tanto che non la vedevo. Tanto che non ci passavamo un po' di tempo insieme, sono stato lì un attimo e ho percepito il suo. Madonna, che è stata una sensazione bellissima. Era 6 mesi che non avevo a che fare con il mio cane, ma solo con dei gatti che mi chiamavano solo per il mangiare. Avevo in braccio, ero lì abbracciato col cane, giocavo col cane e percepivo la sua serenità. Percepivo il suo essere lì, essere tutto lì, del suo essere, stava scodinzolando, essere felice e lì, senza alcun pensiero. Questa cosa mi era capitata anche quando ero salito su un elefante. Sono salito su un elefante e ho detto, ma cos'è sta roba? Non ho mai percepito talmente. Poi l'elefante insomma, è grosso, quindi ne emana ancora di più. Non avevo mai percepito nella mia vita così tanta serenità, tranquillità, come in quel momento in cui ero a contatto con l'elefante. Gli toccavo la pelle. Con questi capellini che, no, che gli spuntano fuori, grigia, un po' ruvida, lo toccavo ed era come se, io non so cosa c'aveva, era ti siedi sopra, ti appoggi sopra e ti senti fuori dal mondo, ti senti veramente fuori dal mondo, emana una serenità, una tranquillità. Ecco, se avete bisogno di tranquillità, cercate di rinnovare queste emozioni, andate a abbracciare il cane, che ne so, andate a farvi una passeggiata nel bosco, oppure se avete bisogno di energia, di forza, se dovete portare avanti un vostro progetto e siete in difficoltà o se dovete fare qualsiasi cosa, se siete in un momento in cui avete dei pensieri negativi e non riuscite a uscirvi o no, non riuscite a disidentificarvi, riavvivate qualcosa, un vostro impulso di amore che avete avuto nella vostra vita. Riavvivatelo, portatelo lì. Ricordatevi quanto è stato bello il vostro innamoramento quando avevate 20 anni, con quella ragazza o con quel ragazzo. Quanto avete fatto l'amore, quanto vi siete guardati negli occhi o quante risate avete fatto con quel determinato amico e quanto vi manca. Senza andare però dietro, sì, però dopo la mia fidanzata, quella stronza, mi ha lasciato perché è andato con quell'altro che aveva più soldi, che aveva la macchina più bella e io sono rimasto lì e poi sono rimasto. Ecco, tutte queste cose qua però non seguitele, almeno questo no, perché vengono di conseguenza, la personalità è sempre lì che. Guardatevi le foto, fate tutte queste cose qui. Per uscire dal mondo del farlocamento, il mondo dell'inganno, questo potrebbe essere un piccolo trucco, un piccolo escamotage. Poi un giorno, piano piano, si inizierà a vedere sempre di più, Silvana e tutti quanti noi, inizieremo a vedere sempre di più il mondo della qualità e sempre meno il mondo della quantità, riusciremo a approcciarci al mondo della qualità sempre meglio e allora avremo dei punti di riferimento più facili da interpretare. Ok? Poi volevo rispondere a 3 domande, ma io pensavo che in 20 minuti di finirla, sta cosa invece ci sono messi 58, 68. Vabbè, poi c'è Silvia che scrive, la terza non vi risponderò, fa niente, mi spiace, tanto è anonima, quindi non si arrabbierà neanche. Silvia scrive, caro Max, puoi chiarire cosa significhi guardarsi dentro? Se ne parla tanto nell'ambiente spirituale, ma raramente ti spiegano nella pratica. Cosa devi fare? Grazie. Allora, anche prima ho menzionato il guardarsi dentro, no? Cercare di vedere cosa sta succedendo al proprio interno. Allora, il guardarsi dentro vuol dire proprio questo, vuol dire cercare di valutare la qualità dei propri pensieri, delle proprie azioni e delle proprie emozioni. Guardarsi dentro vuol dire sviluppare, per potersi guardare dentro in maniera profonda, attenzione, c'è un guardarsi dentro. Mondo, ma c'è anche un guardarsi dentro farlocco, ok? Il guardarsi dentro farlocco è una finta osservazione di sé, è un'osservazione del mondo, del nostro mondo periferico.
e guardarsi dentro, quello vero, quello profondo, è guardare dentro e guardare cosa succede nelle nostre parti essenziali, nel nostro mondo essenziale, non nel mondo farlocco, nel mondo esteriore di Matrix, nel nostro mondo, quello animico, quello che ci appartiene veramente, quello più profondo, quello che sta dentro di noi, vedere cosa succede, quanto le nostre emozioni superiori riescono a esprimersi, che tipo di pensieri riusciamo a avere, se sono pensieri numeri 4, se sono pensieri 1, 2, 3, ok? Quindi c'è sempre tutto, come vedete, ogni cosa può essere farlocca, cioè che fa capo a Matrix, o può essere qualcosa di reale, di concreto. Per quanto noi non siamo ancora nel mondo numero 5 con stabilità, stiamo facendo un lavoro, siamo consapevoli di non esserci, stiamo facendo un lavoro per poterci arrivare, no? Quindi noi dobbiamo fare il nostro meglio. Allora, cosa vuol dire guardarsi dentro? Innanzitutto, per riuscirci bisogna osservarci costantemente. Dobbiamo tutti i giorni provare a sviluppare il nostro punto di osservazione. Percepire, sto guardando i punti che mi sono segnato per poter rispondere, iniziare a vedere la qualità dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Vedere quali ostacoli ci sono quando affrontiamo il lavoro su di sé, vedere quali ostacoli la nostra personalità propone. Quella nostra personalità mette per far sì che noi non riusciamo a incarnare sempre di più l'insegnamento con cui entriamo a contatto, e soprattutto c'è bisogno di un cambio di atteggiamento, come vi ho detto prima. Per riuscire a guardarsi in profondità, quando ci si guarda in profondità, si inizia anche a vedere delle cose che non è che ci piacciono tanto. Io, appena tornato, sono andato dal mio omeopata, avevo due o tre cose da sistemare, e quando vado dal mio omeopata mi mazzuola ogni volta. Non è piacevole sentirsi dire certe cose. E allora, io non ho più l'entusiasmo e la predisposizione che avevo 7-8 anni fa, 10 anni fa, quando ho iniziato questo percorso, che mi si poteva dire le stesse cose. Ho un altro tipo di entusiasmo, un altro tipo di. Diciamo che è come se fossi. All'inizio avevo l'entusiasmo del bambino, del ragazzino che impara a fare qualcosa. Adesso invece sto cercando di approcciare il lavoro su di sé in maniera un po' più matura, ok? Cercare anche di capire come modificare il mio equilibrio instabile senza andare a sconvolgere la mia vita, perché i primi tempi, quando ho deciso realmente di sconvolgere la mia vita, di modificare il mio equilibrio instabile, quindi che mi sono trasferito in Thailandia, ho iniziato a lavorare con Max, la cosa è iniziata prima con l'abbraccio di Yama, eccetera, eccetera. E ragazzi, quando ho iniziato a fare un lavoro su di sé di un certo tipo e seguire l'insegnamento alla lettera, come io riuscivo, cercavo, perlomeno nella mia testa ci provavo, ho sconvolto la mia vita. E per 3 anni è stato un casino tremendo, e dopo ho fatto altri 3 anni di stabilizzazione per cercare di capire un po' cosa era successo, e adesso sto cercando di affrontare queste cose in maniera un po' più matura. Sto cercando di non lasciare che l'insegnamento sia un fulmine, che sia una scrosciata d'acqua che entri nella mia vita, ma sto cercando di farlo entrare in maniera un po' più oculata e cercare di regolarmi in maniera un po' più, come si può dire, passo dopo passo, no? In maniera un po' più consapevole, passo dopo passo, un po' più delicata. Invece prima ero, eccomi, distruggetemi. Sono qua per questo, sconvolgetemi nella mia vita, faccio tutto quello che è, e dopo mi sono ritrovato che non capivo più niente, le persone intorno a me mi guardavano come un pazzo, e anch'io mi sentivo un pazzo, tutto sommato. Perché mi ero completamente lasciato all'insegnamento. E questa è una cosa molto positiva. È una fase che serve se si vuole arrivare a un certo tipo di. Se si ha un certo tipo di necessità interiore. Però dopo si può iniziare anche a affrontare le cose passo dopo passo. Quindi è necessario, quando ci guardiamo dentro, quando arriviamo a sentirci dire certe cose, vi dicevo prima dell'omeopata, mi ha detto alcune cose e ogni volta che mi parla, cioè, c'è la mia personalità che cazzo, però sì. E poi mi dico: sì, ha ragione. Serve, come al solito, è sempre quello il discorso, cioè parlato un'ora e un quarto per dire le stesse cose. Serve un sostegno delle emozioni superiori. Serve che iniziamo a guardarci con un po' più di tenerezza. Serve che iniziamo a cogliere un po' di più quello che la vita ci manda, insomma, quello che quando ci guardiamo dentro e vediamo alcune cose di noi stessi
che non ci piacciono, che non sono in linea con quello che stiamo studiando, iniziamo a vedere che non riusciamo a raggiungere certi risultati. C'è questo nostro tipo di approccio, che è molto occidentale, dobbiamo iniziare a guardarci con un po' più di tenerezza. Dobbiamo iniziare a guardare un po' più di tenerezza sia agli altri, ma soprattutto noi stessi. Quando ci guardiamo dentro e vediamo che ci sono delle parti di noi o che non ci piacciono o che ci creano un certo tipo di sofferenza, è necessario un punto di osservazione molto forte, perché, come vi ho detto prima, quando si toccano dei punti dolenti, si può scappare, si può mollare la cosa, che magari va anche bene, per un certo periodo di tempo. Leccarsi le ferite per un attimo può anche andare bene, però serve un punto di osservazione molto forte. E per guardarsi dentro, cosa devi fare? Silvia, cosa devi fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a guardarci con tenerezza, con l'apporto delle emozioni superiori, fare pace con la nostra ombra, va bene, cercare di fare pace con la nostra ombra. Per fare pace con la nostra ombra dobbiamo innanzitutto conoscerla, però questo può dare fastidio, eh? La nostra ombra può essere, cioè iniziamo a vedere delle parti di noi che non conoscevamo, oppure che conoscevamo e le guardavamo sotto un altro punto di vista, e per poterci avere a che fare, per poter sapere cosa accade dentro, quando ci troviamo a sentire delle cose che ci danno tanto fastidio, bisogna iniziare a guardarci un po' più di tenerezza verso di noi e magari verso anche le persone che ci scuotono, verso gli individui che vediamo in televisione, così che sentiamo che ci danno fastidio. Bisogna iniziare a guardare un po' tutti con tenerezza, perché siamo tutti sulla stessa barca, eh? Fallisco io, ogni vostro fallimento, mio fallimento, è un fallimento di tutti, eh? Se noi guardiamo le cose in maniera più alta, no? Ci alziamo, no? Ci guardiamo le cose in maniera più distaccata, vediamo che il fallimento di una persona nella società è un fallimento di tutta la società. Quindi dobbiamo iniziare a guardare tutti quanti, sia noi che gli altri, con un po' più di tenerezza, magari ci sarà da agire con vigorosità, sia verso di noi che verso gli altri. Bisognerà avere impeto, bisognerà avere fuoco, però di base bisogna avere un po' di compassione, un po' di tenerezza verso noi stessi e verso gli altri. Ecco. Io credo che questa sia la mia ultima lezione, perché, boh, magari ne farò una con Max quando è qua, non lo so, vedremo. Io quindi vi ringrazio per avermi sopportato tutte queste volte e ci vediamo, spero, ci vediamo a Torino, a Bologna, insomma, da qualche parte quando Max è in giro. Buona giornata, ciao ciao, baci baci e grazie, grazie di avermi sopportato. Ciao ciao.